Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vi mostro come realizzare una torta di riso morbida e profumata, dietetica. Gli ingredienti sono questi: 2 uova, dolcificante liquido, mezza fialetta di vanillina, 200 g di riso, 250 g di yogurt greco, zero grassi, una scorza di limone e una scorzetta d'arancia, bio, e 1 litro di latte di mandorle. Adesso mettiamo ad ebollizione 1 litro di latte di mandorle. Una volta giunto ad ebollizione, verseremo il riso e lo faremo andare per 30-35 minuti. Appena raggiunto il bollore, a fuoco basso. Ci vediamo dopo. Eccoci qua allora. Il riso è cotto. Adesso non ci resta che spegnere il fornello, aggiungere pochissime gocce di dolcificante liquido, perché il latte di mandorla è già dolce, le scorzette di limone e arancio grattugiato, e lasciamo raffreddare completamente con un coperchio sopra. Quando è completamente raffreddato, ci rivediamo per farvi vedere l'impasto completo. A dopo. Eccoci qua. Una volta che il riso si è intiepidito, si è quasi raffreddato completamente, non ci resta che passare allo yogurt greco. Aggiungiamo allo yogurt greco, dolcifichiamolo, perché con zero grassi, dolcifichiamolo. Assaggiate sempre quando mettete lo zucchero liquido, è preferibile, in modo da rendervi conto quando ha raggiunto il giusto punto di dolce. Eccoci qua, assaggiamo un pochetto. Va bene così. Adesso aggiungiamo 2 gocce di vaniglia, le uova, amalgamiamo bene, si deve amalgamare tutto per bene. Fino a che non diventa proprio una bella cremina liscia. E compatta. E aggiungiamo questa cremina al riso che abbiamo bollito precedentemente nel latte di mandorla. Eccoci qua, ci siamo. Eccoci qua. Adesso il riso, una volta raffreddato, si presenta così. Bene, adesso aggiungiamo la crema ottenuta con lo yogurt e le 2 uova, la vanillina e lo zucchero liquido. Impastiamo per bene. Non vi dico che profumino, delizioso, veramente. Oh, adesso non ci resta che prendere la teglia imburrata e infarinata, eccola qui, e mettere tutto dentro e passare nel forno a 180 gradi. Ci vediamo a fine cottura, ragazze. Eccoci qua, la nostra torta di riso cremosa è appena stata sfornata. Adesso non ci resta che mettere o lo zucchero a velo o la cannella, ma visto che io adoro la cannella, una bella spolveratina di cannella, che è anche un fantastico bruciagrassi, è una spezia bruciagrassi. Eccoci qua. Ora non mi resta che augurarvi buon appetito e vi ridico, queste ricette sono state realizzate da me in collaborazione con mia nuora, la dottoressa Maria Di Bianco,
nutrizionista. Quindi buon appetito e buona dieta.